Basta lo 0-0, sulla distanza dei 120 minuti basta e avanza il terzo pareggio stagionale senza reti in altrettanti precedenti al Manfredonia, che sorride al termine della finale playoff del girone di eccellenza e accede allo spareggio secco per la Serie D. Missione compiuta dunque al debutto nella post-season per i Sipontini. Fine della corsa promozione invece per il Bisceglie. Non basta lo 0-0 ai nerazzurri, a differenza di quanto accaduto nella semifinale playoff giocata in casa contro il Corato. Abbiamo fatto quello che volevamo fare, cioè cercare di chiudere questa qualificazione. Purtroppo non ci siamo riusciti e questo bisogna dar merito a Tarolli, che ha fatto delle parate veramente certe volte anche miracolose. Adesso mi ricordo l'ultima, quella su Giambuzzi, ma ce ne sono anche su Moro, proprio di testa, diciamo. Parecchie situazioni. Poi sapevamo anche che se la mantenevamo in bilico questa qualificazione diventava dura, perché è ovvio che loro poi in maniera disordinata cercavano questa palla lunga e poi hanno avuto quell'occasione in mischia. Però credo che, come ho detto dall'inizio, l'abbiamo meritato. Questo è il mio personalissimo, modestissimo parere. Soddisfazione per il passaggio del turno, grande orgoglio per l'entusiasmo creato dal pubblico del Donia in occasione del battesimo stagionale al Monterisi. I Sipontini tornerebbero a giocare nel proprio domicilio solo in caso di eventuale partecipazione ai playoff nazionali. Faranno di tutto, naturalmente, per evitare questa ipotesi. Faranno di tutto per centrare la promozione in Serie D già al termine dello spareggio secco contro il Città di Gallipoli. La sfida che mette in palio il salto di categoria non andrà in scena domenica prossima, ma domenica 21 maggio, molto probabilmente al Vito Curlo di Fasano, di fronte in pratica le due compagini che hanno vinto i rispettivi gironi della stagione regolare. La partita più difficile è sempre la prima, questo era lo scoglio più grosso, anche perché adesso affrontiamo, credo, Gallipoli. Mi hanno detto che Città di Gallipoli, che ha superato l'Ugento, e quindi erano le due squadre accreditate per la vittoria finale dei gironi, e quindi hanno mantenuto entrambe fede alle premesse d'agosto, e quindi probabilmente è giusto che adesso ci giochiamo questo accesso alla Serie D nel Gallipoli. E come sempre quel campo dirà chi merita, e poi vediamo.